Ora mister, insomma, primo tempo alla pari, siete riusciti subito a ristabilire la parità. Secondo tempo siete entrati con un piglio diverso, vi avete subito aggrediti, comunque siete riusciti a andare in vantaggio, gestirla bene nel spirone che è il terzo gol. Sì, diciamo che il primo tempo l'abbiamo un po' studiato, perché essendo la prima di ritorno con un po' di preparazione sulle gambe, allora abbiamo cercato di non spingere subito. E niente, nel secondo tempo ho chiesto ai ragazzi il massimo sforzo, di cercare di entrare subito in campo per chiudere la partita. Così è stato, abbiamo sfiorato il terzo gol e poi negli ultimi 10 minuti ci siamo difesi bene, abbiamo cambiato un po' il modulo e abbiamo tenuto testa a una buona Mozzatese. Sì, perché diciamo con gli ingressi di Villarreal, di Mirra, comunque la squadra è diventata acquisito si è diventata più propositiva e comunque ha guadagnato metri, ha guadagnato campo. Sì. Questo posso dire che tutti e due positivi. Mirra torna da 3 mesi di stop per un infortunio. Villarreal si sta allenando a singhiozzo per impegni personali, però possiamo dire che hanno dato il loro contributo. E anche Andrigo, che è una settimana febbricitante, negli ultimi 10 minuti ha dato peso al centrocampo. Sì, diciamo che è una squadra giovane, perché se guardiamo anche la distinta comunque si vede la differenza anagrafica. Dove può arrivare questa squadra, mister? Ma niente, noi quest'anno il nostro obiettivo è fare esperienza, andare a giocare sui campi giocandocela, senza andare a fare troppi proclami, e vediamo di crescere e magari di mettere insieme una buona squadra per l'anno che verrà. Perfetto, grazie mister. Grazie.